Salve a tutti ragazzi, sono Francesco Guarino e oggi voglio fare un video che ti permetterà di capire qual è la qualità delle tue letture di tarocchi. Cioè, quando leggi le carte, no? Non so se ti è mai capitato, soprattutto se sei un neofita, di finire il tuo consultino e mentre te ne stai tornando a casa o non lo so che stai facendo, dire chissà il consultante come avrà preso queste direttive, chissà se è realmente soddisfatto. Ecco, c'è qualcosa che tu puoi fare. Un esercizio bello, profondo, semplice, che puoi fare su te stesso. Piccolo passo indietro. Allora, solitamente quali sono le domande che non possiamo fare alle carte? Beh, come ormai sappiamo, quelle divinatorie, quelle che richiedono un sì o un no secco, quelle che cercano di investigare il futuro, quelle che parlano delle altre persone. Cioè, in realtà non si potrebbe chiedere niente al tarocco, però è vero. In realtà le domande che andrebbero fatte sono quelle che mettono te, ovvero il consultante, nella condizione di raggiungere il proprio obiettivo. Quindi, per mezzo di un dialogo preliminare o di un ragionamento mirato su se stessi, capire quale può essere il nostro obiettivo e lasciare al tarocco la possibilità di illuminarci su quelle che possono essere delle nostre caratteristiche, dei nostri modi di essere o dei nostri blocchi, quindi da sbloccare, e che ci permettono poi di arrivare a quel traguardo. E fin qui va tutto bene, ovvero non utilizzare più il tarocco in modo ricettivo ma attivo, non troverò lavoro ma come posso fare per trovare lavoro. Ok, fino a qua tutti d'accordo. Però esiste quest'altro esercizio, molto simpatico, che mi permetto di illustrarti. Prendi una situazione della tua vita, della tua esistenza, che già conosci benissimo. Cioè, oltre ogni ragionevole dubbio, sai che è così. Che cosa intendo? Magari tu hai un sentimento verso una persona, una conoscente che proprio non sopporti per quella motivazione, oppure quella persona che, wow, ti piace, ti stuzzica, però ti piacerebbe anche andare a vedere che cosa c'è oltre quello stuzzicamento iniziale, non so se si dica, ma passamela. O ancora, il tuo commercialista che proprio non ti va giù, non è il mio caso, ti saluto Massimo, ciao. In questo caso, prendi le carte dei tarocchi e fatti un'autodomanda su qualcosa che già conosci, ovvero sai che quella persona, per esempio, non ti sta simpatica perché la percepisci come falsa e ipocrita, e anche perché magari negli anni ti ha dato riprova di questa falsità e di questa ipocrisia? Bene, prendi le carte e chiedi ai tarocchi qual è il sentimento che io ho verso quella persona. E ragazzi, qui si apre veramente un mondo, perché quello che potrebbe capitare è che il tarocco rimane aderente in modo preciso ed oggettivo a quelli che sono i tuoi sentimenti. Qualora questo non dovesse accadere, beh, c'è un problema interpretativo, e qua chiarisco anche un altro punto, ovvero abbiamo la tendenza a dire, beh, magari il tarocco mi sta facendo vedere altro, oppure magari devo scavare ancora più in profondità, o ancora magari devo capire cose. Tutto bello, ma non necessariamente vero. Ovvero, esiste una modalità per la quale noi dobbiamo utilizzare il tarocco per andare più in profondità rispetto a ciò che abbiamo, sappiamo e percepiamo in superficie. Ma a volte non prendiamoci in giro, quello che sappiamo è quello che è. Quindi se quelle carte in qualche modo, in qualche forma, non rispecchiano un tuo sentire interiore che sai essere vero, c'è un problema. E ricordati che quel problema è quello che potresti dare a un eventuale consultante qualora il consulto fosse decentralizzato da te a lui. Ovvero, detto in modo semplice, forse irrispettoso per il tarocco, ma passerete questa piccola rispettosità, se non sta funzionando per te, non sta funzionando nemmeno per gli altri. Questa d'altronde è una mia grandissima convinzione. Oggigiorno, in un eccesso di spiritualità, portando le cose all'estremo, si deformano sempre. Il tarocco viene visto troppo come un idolo inviolabile, ma il tarocco è un riflesso di quello che sei tu. E non sto parlando di si può sbagliare o non si può sbagliare, ho già fatto un video al riguardo, per favore vattelo a vedere prima di commentare. Sto parlando del fatto che noi, esseri umani, abbiamo un'essenza che è più ampia, più grande dello strumento in sé, e la dobbiamo sacralizzare. Non è vero che noi non sappiamo quello che vogliamo o la radice, la natura del nostro blocco. A volte ne siamo consapevoli, e questo diventa più importante di mille temi natali, letture di tarocchio, letture dei fondi del caffè. Per favore, ricordatelo, ricordati che tu sei più forte di quello che puoi fare, creare con uno strumento, che
se utilizzato adeguatamente, risulta un ottimo alleato. Ma credo che comunque questo eccesso di spiritualità, a parte il Rinascimento, non ce l'abbiamo mai avuto un periodo dove l'essere umano si è chiesto così tanto chi sono, che cosa voglio, che ci sto a fare qua. Ecco, questo eccesso di spiritualità è una diretta conseguenza dell'altra parte, dell'altra faccia della nostra società. Non so se ci hai mai fatto caso, viviamo nell'era del social, nell'era degli influencer, nell'era della superficialità. Ora, non voglio generalizzare, ci sono influencer che sono splendidi e divulgano dei concetti utilissimi, però credo di trovare l'approvazione dei più nel dire che la superficialità dilaga ed è imperante oggigiorno. E quindi noi esseri umani, proprio come si cerca di contrastare un virus, che cosa facciamo? Stiamo facendo la cosa opposta. Stiamo sviluppando una spiritualità che si pone all'alto estremo, ma che è comunque un estremismo, perché dietro questa forma di spiritualità ci perdiamo noi. Dietro questa forma di spiritualità ci imbottiamo di roba che non ci serve e quindi siamo sempre più depressi, sempre più tristi, nonostante tutte queste dottrine e queste conoscenze che abbiamo a disposizione. Quindi utilizza il tarocco in questo modo. Chiedi alle carte di darti lumi su qualcosa che già sai essere così. Vedrai che nella correttezza e nella presenza il tarocco ti fornirà una risposta aderentissima al tuo sistema interiore. Se questo non dovesse accadere, non è necessariamente sbagliato il tuo sentire e non necessariamente devi lavorare su qualcosa. Potrebbe esserci un problema a monte nella comprensione dello strumento e ti chiedo di lavorarci, perché quel problema che tu senti è lo stesso che sentirebbe il consultante. Detto questo, fammi assolutamente sapere il tuo parere, perché sono discorsi scomodi ma comunque utili. Nel frattempo ti mando un grande abbraccio, iscriviti a questo canale per essere aggiornato sui prossimi video e soprattutto ti ricordo, scuoladdm.com, già sono uscite le date dei prossimi corsi in partenza, settembre, ottobre, novembre, insomma fine 2024, perché le date precedenti non ci sono più posti. Un abbraccio e ci sentiamo al prossimo video.